Sì, grazie Presidente. Allora, premetto che a sentire il collega del PDL che ha parlato si troverebbero lì dentro le stesse ragioni per cui dire no al TAP, nel senso che noi creiamo un'altra condotta, abbiamo la possibilità di dare i rubinetti a tutte le nazioni che vengono attraversate con facoltà di chiudere i rubinetti. E quindi abbiamo trovato qualcun altro che può dire io ti chiudo il rubinetto e quindi non ti arriva il gas. E poi teniamo anche conto che più nazioni si attraversano e più ci sono dei ricarichi, perché ciascuno, per esempio l'Albania era molto contenta di avere un tubo che passasse nel suo territorio, che giustamente possono sempre dire bene, c'è il ricarico, sono le royalties di passaggio, i diritti di passaggio. Ma c'è un'altra cosa che è stata detta qua e che già di per sé, senza che io cominci ad argomentare, è sufficiente a dire che il TAP non andrebbe fatto, ed è che il gas proveniente dal giacimento a zero non si fermerebbe in Italia. Quindi significa che noi non abbiamo bisogno di questo metano, va verso il nord Europa. E allora se noi non abbiamo bisogno di questo metano non abbiamo neanche bisogno della rete infrastrutturale che lo dovrebbe portare. Ma poi andiamo nel dettaglio e vediamo perché in effetti noi non ne abbiamo bisogno né di per sé, cioè come concetto di approvvigionamento del metano, e neppure all'interno della penosissima strategia energetica nazionale che qualcuno ci ha anche venduto come la panacea di tutti i mali, che è una rivisitazione delle strategie energetiche degli anni 70, quando si diceva che noi dovevamo andare a cercare fuori fonti energetiche perché noi non ne avevamo. Dopodiché si è detto che dovevamo diversificare, quindi ci siamo andati a prendere il metano, adesso dobbiamo spacchettare il metano in tanti metanini che arrivano dalle varie regioni dove c'è ancora un po' di metano. Premessa: ci sono 13 grandi direttrici di approvvigionamento del metano per l'Europa, in Italia ne approdano due e questa sarebbe la terza. Questa terza ha una capacità di trasporto attuale, cioè prevista attualmente, di 10 miliardi di metri cubi annui, che possono essere portati fino a 20. Ciò va in contraddizione con la capacità estrattiva del giacimento di Shah Deniz, che sono 2 miliardi di metri cubi, quindi è leggerissimamente sovradimensionato di un fattore 5 o 10. Non si capisce perché uno dovrebbe spendere più soldi per trasportare qualcosa che passerebbe agevolmente in un tubicino, oppure in nessun tubicino. Poi, come giustamente è stato fatto rilevare, i fabbisogni di metano dell'Europa sono 500 miliardi di metri cubi annui, quindi il famoso TAP è irrilevante anche dal punto di vista dell'approvvigionamento europeo, ma è irrilevante anche per l'Italia, perché i consumi, e la fonte del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi tutti i dati incontrovertibili, sono stati di 78 miliardi di metri cubi, di cui 28 miliardi per il riscaldamento domestico, 30 miliardi per la generazione elettrica. 28 miliardi per il riscaldamento domestico, che sono ampiamente oltre la capacità di trasporto di quel singolo metanodotto. Quindi, se veramente valesse il ragionamento, mi serve quel metano, allora con un lavoro che creerebbe occupazione, cioè la riqualificazione energetica, noi potremmo tranquillamente dire: guarda, ho risparmiato metano equivalente, non mi serve il TAP. Se vogliamo creare veramente occupazione, quello sì che creerebbe occupazione. Invece il TAP cosa creerebbe? Creerebbe anche a noi una servitù di passaggio. Noi saremmo costretti ad avere questo tubo di proprietà esclusiva per 25 anni di un consorzio privato che ti passa nel giardino, tu lo guardi e dici quanto è bello. Al limite potremmo anche pagare qualcuno per venirselo a osservare, magari rientriamo un attimo dei costi ambientali che questo ci causerebbe. Quindi non vale neanche il ragionamento ci serve il metano per i consumi domestici, ma non vale neppure il ragionamento che ci serve il metano in quanto facente parte di una penosa strategia energetica. Non ci serve perché, come non ci serve lui, non ci servono il carbone, non ci servono il petrolio, almeno non nel senso di una strategia sensata. Un'altra delle argomentazioni a favore del metano è stata quella di dire che il metano è una fonte di generazione energetica a basso costo. Ora, sfortunatamente, gli americani hanno fatto una legislazione sulle emissioni delle centrali a carbone che di fatto le ha messe fuori mercato. Hanno stabilito dei limiti emissivi per il mercurio, col che non si riesce più a fare nessuna centrale a carbone, e meno male. E quindi che cosa hanno fatto? Inondano il mercato mondiale con il loro maledetto carbone, perché non sanno più a chi darlo, e si sono cercati lo shale gas, il gas di scisto, non perché sia buono, ma perché sono andati alla ricerca di un soddisfacimento locale dei loro fabbisogni energetici. Quindi c'è una situazione di carbone a basso costo e noi ci compriamo 3.003 milioni di spendiamo 3.003 milioni di euro per comprare carbone sia da vapore che da uso industriale in giro per il mondo. Quindi quando noi parliamo di una strategia energetica che comprende l'andarsi a comprare delle cose ad alto costo fuori, potremmo anche pensare di come investire meglio tutti questi soldi. Tra l'altro,
queste situazioni, cioè la generazione elettrica e la produzione di energia termica mediante fonti fossili, causano un sacco di patologie e un sacco di morti. Qualcuno ha fatto il conto, 22.500 morti ogni anno in Europa sono causate dalle emissioni delle centrali a carbone pulito che la strategia energetica nazionale vuole portare avanti. Quindi stiamo parlando di tutti i costi sanitari connessi con 22.500 morti. Quindi quando si pensa a dove trovare i soldi, basta pensare a dove li si buttano via e magari smetterla di buttarli via. Poi andiamo oltre. Qualcuno dice che le rinnovabili non possono essere inserite bene in questo contesto perché sono troppo costose. Allora qualcuno ha fatto il conto, le nostre bollette energetiche di energia secondaria, cioè energia nobile elettrica, sono aumentate del 177% negli ultimi 10 anni. Tenuto conto che la componente rinnovabile è il 13%, vuol dire che la componente rinnovabile da sola dovrebbe essere aumentata dell'875% negli ultimi 10 anni, cosa che palesemente non è successa. Di conseguenza anche tutte le teorie a sostegno dell'approvvigionamento fossile per la generazione energetica contro la competitività delle rinnovabili non reggono. E voglio chiudere con una considerazione per chi dice non si può fare. Allora, il signor Mark Jacobsen della Stanford University nel 2009 ha fatto il piano per rendere energeticamente autosostenibile lo Stato di New York. Lo Stato di New York non è proprio piccolino, sono 140.000 km quadrati di estensione e 19 milioni di abitanti, però è molto energivoro. Allora, con un sapiente mix di fonti rinnovabili, il piano prevede di coprire l'intero fabbisogno energetico, sia primario che elettrico, per complessivi 110 gigawatt di potenza. Quindi, quando voi dite non si può fare, la risposta è fatto, qualcuno l'ha già fatto. Un'altra cosa che si potrebbe fare per ridurre e quindi investire meglio il nostro denaro sarebbe la seguente: facilitare, o meglio rimodulare, il modo in cui viene gestito lo scambio di energia rinnovabile, perché affinché lo sappiate, se io sul condominio metto i pannelli fotovoltaici e genero energia elettrica, non posso autoconsumarli, li devo vendere alla rete e ricomprare, perché si tratta di un'utenza condivisa. Quindi se veramente vogliamo trovare il modo di investire quello, un altro modo, nel tempo che mi resta e vedo che ne ho ancora, è quello di incentivare l'affitto del tetto, come si fa già in altre nazioni, cioè gli investimenti li dirotti nel seguente modo: io ti affitto un tetto, tu ci metti il pannello fotovoltaico, per tot anni io ti faccio la manutenzione e non prendo niente, allo scadere del tempo io ho recuperato il mio investimento, ci ho guadagnato, te lo regalo, è tuo e tutto il resto della sua vita è tuo. Quindi di modi per fare senza il TAP e senza le fonti fossili ce ne sono, e creano molti più posti di lavoro e posti di lavoro locali. Come è già stato ampiamente detto, la manodopera necessaria per la realizzazione di queste infrastrutture la forniscono direttamente le aziende. La Statoil si porta il suo personale, che è strapagato, per fare quei lavori. Non si sognerebbero mai di avere personale già a contratto e non pagarlo e assumere personale locale. Per finire, io non so quanti di voi abbiano mai visto il procedimento di posa delle condotte di metano, perché quando fanno il rendering, cioè la simulazione computerizzata, ti fanno sempre vedere il prima e il dopo, e tu dici che bello, c'era il prato prima, c'è il prato dopo, non è successo niente. Nel transitorio nessuno le fa mai vedere queste cose. Allora l'impatto è devastante, le draghe che devono scavare sono enormi. E questo, come ha detto giustamente il collega Cioffi, non è solamente relativo al punto di approdo, alla falesia che c'è a San Foca vicino a Melendugno, riguarda tutto il territorio nazionale, perché questo gasdotto dovrebbe interconnettersi, perché l'Italia non è un punto di origine della produzione metanifera. I punti di origine si sa quali sono: sono l'Algeria, sono il Marocco, sono la Norvegia, sono la Russia e sono tutte le zone dei campi petroliferi del Mar Caspio, perché dove c'è petrolio c'è metano. Quindi nel momento in cui tu non sei la fonte, non sei altro che l'ultimo anello, cioè quello che subisce. Noi quindi avremo una servitù di passaggio, un impatto devastante sul territorio, costi ed esternalità negative massime, e non ci serve neanche. Quindi io vi invito a riflettere su questa cosa. È un'opera che non ci serve assolutamente a niente, non la facciamo neanche noi, non la fa la Snam Rete Gas, non la fa la Saipel, la fa un consorzio privato. Quindi chi è che ci sta guadagnando? Quali sono le promesse che sono sotto a questo trattato? Grazie. Senatore Crosio, era